Mi prende sempre, io esco malissimo. Dopo tu sei qua, quando ci sentiamo, allora tanto le cose che va bene. Ah, devo rifare il suo. Ah, mi sa che lo devo rifare. Bentornati a tutti quanti, tra pochi istanti ci collegheremo con Nando Casu, storico bottaro e allenatore anche dei bottari, che seguirà la telecronaca di una dimostrazione di quella che sarà la corsa delle botti a cui assisteremo la prossima settimana. Eh sì, è sempre il nostro Nando, che è appunto il responsabile del gruppo bottari, che si occupa della tradizionale radiocronaca della corsa e che ci dà un anticipo di quello che sarà già settimana prossima, possiamo dire, lo spirito e la competizione che vedremo e potremo veramente vedere con i nostri occhi esserci tra i vari rioni di questo nostro gruppo. Novità di questo pomeriggio, che non vedremo la settimana prossima, invece sarà la presenza di alcune bottari donne, sì, le nostre castellane, esatto, come le abbiamo chiamate. Sì, perché nella dimostrazione gareggiano appunto anche le castellane e gareggeranno insieme ai bottari in un gruppo misto. Verso il castello di Monteruzzo, i nostri giovani bottari e le castellane che ci danno prova e dimostrazione della fatica che ci vuole per spingere queste pesanti botti, ma che ci dimostrano anche la maestria che loro impiegano per questa importante attività. Sì, perché è un'attività alla quale si arriva dopo mesi di allenamenti e mesi veramente di fatica. Ecco, vediamo alcuni gruppi spingere queste pesantissimi botti tra le strette e tortuose vie del nostro centro storico fino a risalire. Passeranno qui davanti a noi tra pochi istanti. Eccoli che li vediamo sfrecciare davanti al castello di Monteruzzo, per poi tornare indietro tra pochi minuti ed entrare qui nel viale d'ingresso del nostro castello. Avvicinarsi, stanno per fare il loro ingresso nel nostro viale gli allievi bottari. Eccoli qua. Eccoli sfrecciare! Ancora una volta!